ma raga, ho già caldo e questa cosa proprio mi soffoca. Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Raga, io ieri mattina ho passato la mattinata a girare questo video con un nuovo microfono, perché ho detto compriamo il microfono, aumentiamo la qualità del canale, facciamoli sentire meglio. Non si sentiva nulla, sembrava di vedere un film per muti o no, sembrava di essere sordi. Ok. E quindi rieccoci qua, perché poi ho pensato faccio il voiceover di quello, però io ho un brutto carattere, nel senso che sono un pochino perfezionista, non siete mai come me, cercate di essere una persona diversa da quella che sono io. E eccomi, anche il mio corpo si rifiuta. Ed eccomi qua, fine video, come potete vedere, che ho rifatto questo video. E come potete intuire dal titolo, nel video di oggi abbiamo provato tutti. Nel video di oggi abbiamo provato tutti i prodotti della linea di Astra. E già che mi ci trovo, volevo ringraziare Astra per avermi inondato la casa di tipo c'erano 550 scatole, non sapevo neanche più dove girarmi, con tutti i prodotti della loro linea, appunto per provarli e per farveli vedere. Ho pensato anche di farci qui un video, perché secondo me è sempre carino proporre anche alternative low cost. Abbiamo fatto Makeup Revolution, facciamo Astra. Ovviamente, raga, questo video non è in collaborazione, non è sponsorizzato, quindi come sempre, a prescindere da qualsiasi cosa, tutto quello che dirò sarà frutto della mia opinione, persona libera. E quindi spero che questo video venga bene. Sono molto stanco, l'ho fatto per voi, l'ho fatto per me, perché sono proprio una testa quadrata. Spero che vi piaccia. Se volete vedere come ho realizzato questo look molto sobrio, iscrivetevi al canale, mettete like, seguitemi su Instagram e continuate a guardare il video. Allora, partiamo dal priming. Utilizzerò in combo questi due, che sono appunto le due nuove uscite della Ritual Situa, della Ritual Linea. Il primo è lo smoothing, quindi dovrebbe essere molto lisciante, molto miao, dammi 3 anni in meno. E l'altro è quello matte. Ultimamente io ho la fronte particolarmente secca, ma perché tipo ho avuto una sorta di sfogo, non ho idea di cosa sia successo, quindi non vado a mettere proprio niente. E ho appena messo quello matte qui e ha una consistenza abbastanza densa, sembra un po' siliconico, e lo vado a mettere solo qui sul naso. È tipo odore di di quella crema Nivea per tipo dopo barba, non lo so. Mentre vado letteralmente a smettere. Quindi vado a mettere lo smoothing qui sulla zona dei pori, dove possiamo effettivamente vedere se qualcosa fa. Comunque, raga, nel video di ieri io non avevo questo brufolo ed ero decisamente più magro. Non so che cosa mi sia successo questa notte. Come fondo, Astra mi ha inviato le due tipologie, diciamo, la formula stick e la formula in drops. Andrò a mettere così avrete più spettro per poter valutare, vedere un attimino la parte stick da questo lato e la parte in drops da questa. Le colorazioni che vado ad utilizzare sono la 31 per quanto riguarda lo stick foundation, e mentre nell'Icon Perfect vado ad utilizzare la 02. Ovviamente loro hanno fatto un match online, quindi probabilmente le colorazioni saranno un pochino diverse da quelle con cui siete abituati a vedermi e da quelle con cui io mi vedo. Raga, non so voi, ma a me la formula stick la trovo tipo super sfiziosa da mettere. Non so perché. Sicuramente perché non mi sporco, e per essere in stick si sta sfumando anche abbastanza velocemente. Non è uno di quegli stick super. C'è da dire, secondo me, che per la pelle troppo secca non va super bene, perché tende a fare proprio effetto pelle di drago, pelle di dinosauro, che non mi pare il caso. Ecco, sebbene il mio spirito full coverage tenda a volerne un altro strato, questa formula in particolare, secondo me, con un secondo strato diventa eccessivamente visibile e va effettivamente a segnare troppo. Quando l'ho utilizzato ieri ero molto più idratato, non so per quale motivo, forse perché avevo iniziato a produrre sebo a causa delle luci, e quindi mi era sembrato leggermente più idratante. Fare un secondo video è buono, non che io lo voglia fare sempre perché è molto stancante, però cerchiamo di prenderne i lati positivi. Quindi oggi che sono un pochino più secco, mi piace meno di ieri. Mi piace comunque, però va lavorato molto bene, perché va proprio fatto. Perché sennò, raga, guama di sirena. Ora dall'altro lato vado a mettere l'Icon Perfect. Ecco, questo mi lascia un po' così, perché in realtà non escono gocce, ma
Me lo sto solo spiattellando in faccia. Va bene così. E ieri questo qua l'ho trovato più mattificante di questo, quindi non oso immaginare. E difatti, se notate, è già comunque più scuro di questo. Oscillano entrambi, questo meno rispetto a questo. Partendo dal presupposto che non è la miglior base che abbia mai avuto, questa parte la trovo più impietosa per quanto riguarda le imperfezioni e le secchezze. Appunto, la formula di stick personalmente sul mio tipo di pelle si può evidenziare, evidenzia. Questa qui comunque è lavorabile, si attacca un pochino meglio, però è più asciutta. Questa rimane un po' più cremosa, questa rimane un po' più asciutta. Quindi secondo me la pelle secca proprio non c'è niente a che fare con questi due prodotti. Come potete vedere, questo lato ossida leggermente ed è anche di partenza più scura rispetto a quest'altro. Vado a fare un pochino di color correction. La faccio ora perché me ne sono dimenticato sostanzialmente, quindi lasciamo perdere proprio perché ormai io ho smesso di provarci. E vado ad utilizzare questa qui che è la Color Concealer Palette. Io questa qua l'ho già utilizzata, ma anche in generale, e utilizzo molto spesso questa cialda qui per andare appunto a correggere lo scuro. E la cosa che mi piace tantissimo è il fatto che comunque sono belle pigmentate, quindi bisogna fare molta attenzione col concealer. Ne basta pochissimo, cioè basta poco, proprio poco, basta poco prodotto perché vanno veramente ovunque, ce ne basta pochissimo. Sono bellissime, mi rendo conto, fate tutti i memo che volete. Le cialde all'interno sono iper super ultra sottili e molto molto cremose. Le stendo appunto col dito perché non ho alcun tipo di problema di texture, mettendo comunque io anche concealer parecchio pesanti. Questa è veramente una formula molto molto sottile e devo dire che mi sono trovato sempre bene. Ovviamente non è un cancella occhiali come Photoshop, ma diciamo che io ci ho fatto la croce, quindi convivo con questa cosa, però sicuramente è molto valida, anche poi per il prezzo che a me piace. Appunto, come vi ho detto, rispetto al tipo Demetra, che mi piace molto, però è più salmonato di questo, che è leggermente più aranciato. Ora vado a fare tipo mega iper attenzione con questo qui, che è il Long Stay Concealer, è nella colorazione 04 con SPF 15, che è sempre un'ottima cosa, e vado proprio, come vi ho detto, a mettere bene 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 il concealer perché è un arancione abbastanza indipendente, abbastanza arrogante, quindi se non lo copriamo bene, io almeno, viene fuori. Anche in questa situazione molto molto bella vi autorizzo a fare tutti i meme che volete. Mi metto anche proprio in posa. E tipo, raga, questi concealer sono molto cremosi, quindi non tendono ad asciugare tantissimo, quindi non dovete fare la lavatura per andare a sfumarli in 3, 2, 1. Sono molto facili appunto da sfumare, durano anche abbastanza, devo dire. La cosa che mi piace di più è che, pur non avendo un'altissima coprenza, perché secondo me è una media e non oltre, stratificabile per carità, però non è più di una media coprenza, sono super super naturali, nel senso che non vanno a evidenziare nessun tipo di pieghetta, proprio perché sono belli belli cremosi e si amalgama un sacco bene alla crema che avete applicato prima. Ed è talmente molto sottile che io, cosa che non faccio mai, lo porto anche sulla zona dei pori, perché io ho la porofobia, che è una nuova cosa che mi sono diagnosticato, quindi sono porofobico, non so neanche se esista, però io lo sono. Ok, direi basta sfumare perché questa spugnetta fra ieri e oggi è stata chiesta da qualunque, qualcuno tira lo scarico. Benvenuti nel mio condominio. Ok, raga, questo qui è tipo un super iper mega spoiler. Questa è una delle mie cose preferite di tutto l'invio di Astra, perché è boh, ottima, ed è la Velvet Skin Loose Powder, la polvere di riso. E l'unica cosa che non mi piace di questa è il packaging, perché è proprio scomoda da prelevare. Può risultare un po' spessa nel coso, però in realtà poi stesa si amalgama un sacco bene. Mi piace proprio perché dà questo effetto super iper mega vellutato, ma opacizza tanto tanto bene e non va in alcun modo a seccare la zona. E come sapete, io non vado a fare baking perché, usando spesso e volentieri dei pastoni, mi segno, ok? Cioè inevitabilmente. Però raga, con questa qui no, se vedete infatti ha già tipo opacizzato, quindi ci sta, però ha un finish, questo bianco ovviamente non sbianca ed è quasi levigante ed appunto sembra molto spessa in pan, però in realtà applicata è tipo super sottile, opacizza tanto e non va
per quanto mi riguarda a segnare la texture della pelle, che è una di quelle cose che odio. Non mi sento tirare, non mi sento secco, pur essendo appunto avendo questo problema di seccezza degli ultimi giorni. Quindi per me è super iper mega approved. Vi ho fatto spoiler, questa qua è una di queste cose che ricomprerò sicuramente una volta che mi sarà finita. Prendo da questo quad qui, che c'è in tre versioni mi pare, io ne avevo tre, dove c'è appunto contour o bronzing, dipende dalla situazione, highlighter, blush e powder per settare. Noi di tutto questo andremo ad utilizzare questo, che è il contour, e un pochino di blush. La situazione che quella che vado a prendere è la Pink Romance. Preferisco questa alle altre perché il contour è semplicemente un pochino più freddo. E siccome dopo poi voglio provare anche il bronzer cotto, vado tipo a mettere solo il contour qui. Questa, per dire, secondo me è super travel friendly, però per dire, se avete un fan brush tipo questo è un pochino scomoda perché mixate, rischiate di mixare un po' tutto. Però appunto, se siete persone che viaggiano tanto, ci può stare. Personalmente questa mi piace tantissimo perché il contour è freddo e faccio molta fatica sempre a trovare i contour freddi. Mi uccide come inizio a metterla e non la vedo, poi mi ritrovo che sono boom così a caso. Però la scrivenza c'è. Adesso prendo, così cerchiamo di provare tutto il bronzer cotto nella colorazione Gold Dust, che è appunto questa trama marble super carina. L'ho provato ieri sera per sbaglio, quindi ho detto no, cacchio, lo devo usare. Come colore mi piace veramente tanto perché è bello caldo, però in a neutral way, cioè molto neutro, non so come spiegarmi. Non è freddo però non è caldo, ok. Era molto più semplice. E intanto con questo qui, che è il Ritual Fixing Spray Spray Multifunzione, che è fissatore tonico, adesso lo usiamo come tonico. Ho lavato a terra praticamente, cioè, io i setting, mamma mia, gocciolo le gambe, i setting spray così li vado a tamponare un sacco. Uè, è super carino questo setting spray, eh. Mi sono guardato up close, molto, ha tolto un po' di cakey, molto bello. E però le gambe bagnate e anche a terra, quindi vedete voi. Usatelo quantomeno se avete bisogno di lavare per terra. Molta profumazione alla pesca, quindi tenete a mente questo. Vado a prendere pochissimo di questo perché ho scoperto che tutti i blush di Astor sono tipo mega pigmentati. Ne avevo uno cotto che ho dovuto dare perché era veramente fortissimo da schiaffoni in faccia. Quindi vado a prendere questo con il loro brushes che c'era in quelli che mi hanno inviato. Questo qua mi piace tantissimo, è quello angolato, e l'ho assolutamente introdotto nella mia routine perché mi piace tanto tanto tanto. Ma già così è molto presente. Ok, per le brows mi sono state inviate delle ok, siamo tornati brows dotati. Vado ad utilizzare per fissarle l'eyebrow mascara che mi hanno inviato in varie colorazioni. Io sto utilizzando la 02 perché semplicemente quella successiva è un po' troppo scura, e anche con le schiarature che ho la forma è questa, è molto lungo. Non mi fa impazzire che sia tanto lungo perché la sticella si piega parecchio e non ho tantissimo controllo. Però lo scovolino è molto preciso, c'è una giusta quantità, c'è un giusto balance colorato e gel. Non avete particolari buchi, va super bene. Comunque le tiro anche bene su. Allora, per gli eyes ieri ho utilizzato queste due, diciamo che voglio cambiare per nessun motivo specifico, semplicemente non, cioè, mi annoierei a fare due volte lo stesso, quindi sicuramente penso che andrò a utilizzare questa, la New Temptation Eye Palette. Facciamo che prendo la Warm e uso questo come colore di transizione. Si sono abbastanza scriventi, devo essere sincera, mi aspettavo una cosa molto più soft, invece li ho trovati molto scriventi. Prendo dalla New Temptation questo qui. Le cialde non hanno un nome, raga, quindi vado proprio a indicazione questo, per andare a creare un pochino di intensità. Tutti i matte sono altamente polverosi in cialda, cioè voi toccate la cialda e rimane proprio il segno come la zampata. Ciò di solito è sinonimo di pigmentazione, e devo dire che ci siamo, sono pigmentati. Però a mio avviso sono leggerissimamente secchi. E scaricate sempre il prodotto perché fanno fallout, se no. Ce l'ho già qua, infatti. Raggiunta l'intensità, vado a tagliare la crease come al solito. Volevo fare qualcosa di diverso, però qualcosa di diverso per me sarebbe
non tagliare la crisi, però a me non gliela tantissimo, quindi vado a fare la crisi. Ok, creata la crisi, vado a bagnare il pennello con setting spray per prendere al meglio gli shimmer, che è una cosa già che vi posso dire, che assolutamente o con le dita o col pennello bagnato, no? Col pennello asciutto. E prendo sempre dalla Neutral questo qui, che è questo in realtà, che è tipo marrone verde secco, boh, vediamo. Col pennello bagnato sono decisamente un altro tipo. Tenete presente che tutti gli shimmer che vedete, oltre a scaricarli, non sono propriamente shimmer, sono più dei metallici satin, ecco, perché tipo non hanno quella riflettenza. Mi sembra un coccodrillo. Adesso che caspita metto per fare un po' di... però rimanere fico. No, le altre sono troppo scure, direi di rimanere qui. E mi sa che metteremo questo signore qui. La cremosità dei metallizzati varia da colore a colore. Questa è una cosa che ho notato. Infatti questo qui, che è più compatto, non mi piace. Che top questa stitua da Regina delle Foglie. Mi piace tantissimo questa combo. Faccio anche l'altro occhio e torno subito da voi per fare la parte inferiore, l'highlight, le lips. Ci manca ancora un sacco di roba. Matto come un cavallo, ho deciso di fare la rima inferiore con questo verde oliva scuro e sfumarlo con questo verde chiaro. E sto volando. Ok, basta con questi occhi perché non ne posso più. Profico, mi piace un sacco il risultato. Vado a mettere un punto luce e uso questo qui. Lo dico poco poco, poi me lo tiro pure a casa sto coso. Ok, veramente finiamola perché ci sto mettendo più tempo di quello che ci ho messo ieri a rifare questo, perché basta. Vado a utilizzare il loro... penso sia una nuova uscita... una nuova uscita, se non sbaglio, il loro mascara. Questo qui nel packaging viola Subliminal. Questo, raga, personalmente a me è piaciuto. Solo bisogna stare molto attenti a non sporcarsi. Urlo se mi sporco e dopo tutto sto bordello che ho fatto. Direi che questa situazione mi gusta molto, veramente tanto. Vado ad utilizzare, se riesco ad aprirlo... finalmente l'highlighter, che è questo qui con la trama marmo in rose quartz, è cotto col seno di poi. Vi consiglio, una cosa che sto utilizzando sempre con gli highlighter cotti, di bagnare tanto il pennello, perché vi faccio vedere. Dai, ma voglio dire, è cotto raga. È una cometa, cioè è una cometa qui proprio. Che situazione esageratamente top. L'ho messo anche qui abbondante, che sembra che abbia mangiato il latte, rido. E ora raga, veniamo forse a quello che è il tipo il mio secondo prodotto preferito, che vi spoilerò già rispetto anche alla powder e rice, che sono appunto gli Hypnotize Liquid Lipstick. E a furia di usarli, raga, penso sia diventata una delle mie formule preferite. Difatti quando faremo la top 5 dei liquid lipstick preferiti sempre, sicuramente loro ci sono, ve lo dico già. Perché oltre a costare una stupidaggine, perché li pagate tipo, intanto vado a mettere Gypsy, li pagate tipo, boh, 6 euro massimo, e sono super pieni. Alla fine ho fatto anche la linea esterna per creare un po' di ombre con Gossip Girl, che è uno dei loro best seller. E fatemi sapere qui sotto nei commenti che team siete, Serena o Blair? Io penso team Serena, però mi piaceva molto anche Blair. Gesù, ce l'abbiamo fatta. Vado a finire chiudendo il cerchio, settando tutto con questo. E questo era tutto, ragazzi, per il video della Full Face, solo con prodotti Astra, che vuol dire low cost drugstore. Io, raga, posso dirvi in completa onestà che, tolto quel bronzer e blush che ho trovato troppo scuri, non ve li ho neanche fatti vedere, comunque troppo pigmentati, mi è piaciuto tuttissimo. Forse la situazione fondo non è la mia cosa preferita della vita, e anzi sì, la palette la trovo decisamente un po' tanto polverosa, tenendo comunque presente che tutto costa al di sotto dei 6 euro, 7 euro, 8 euro, comunque non più di 10 euro. Secondo me ci può stare tutto. Diciamo che anche per quanto riguarda le palette ce ne sono molte con uno schema colori simili che costano 18 euro e hanno la stessa identica performance. Quindi secondo me basta saper guardare, si trovano delle valide alternative.
Io, a prescindere dalla soddisfazione immensa che mi regala questo liftaggio e tutto questo look, trovo veramente che mi sia piaciuto generalmente tutto, qualcosa di meno, qualcosa di più, assolutamente polvere di riso e l'hypnotize. Sono due di quelle cose che una volta nella vita le dovete provare anche perché costano veramente poco e hanno un effetto super bello, tipo anche l'hypnotize. Volevo dire appunto che non sono completamente mega iper super no transfer, quel poco che trasferiscono via consente all'appearance, la tenuta sulle labbra molto molto comfortable, comoda, non le sentite tanto, comunque sono super piene, ci stanno, sono assolutamente, io non le percepisco e le percepirei perché non sono abituato, quindi io definitivamente espatrio perché sono tipo 6 ore in 2 giorni che continuo a registrare. Spero che questo video come sempre vi sia piaciuto, se così è stato, se vi piace il look, se vi piacciono i prodotti eccetera, lasciate un like e un commentino che mi fa sempre un sacco piacere, vi leggo, vi rispondo tutti. Sarei fissa. Io vado, grazie come sempre di aver guardato il video e di tutto quanto ci vediamo. Ci vediamo.